Una domanda apparentemente semplice, ma non lo è. Perché l'euro ha una valutazione così alta rispetto al dollaro? Un'opinione di entrambi. Vorrei chiedere al professor Parghè se è a conoscenza dello studio dell'Agenzia delle Entrate che accomuna la teoria del circuito monetario all'evasione fiscale e se è a conoscenza perché è scaricabile da internet. È scaricabile all'evasione fiscale? Sì. Italiana? Sì. L'Agenzia delle Entrate. Da far vedere. Da Roberto vedere. Convenevole? Eh? Chi è l'autore? Non lo ricordo sinceramente, da verificare. E poi ieri il professor Belofiore ha affermato che l'uscita dall'euro sarebbe un disastro. Se può motivare questa affermazione, quando lei ha detto che la Grecia non è come l'Argentina. Ho visto che perché ci sarebbe molto da discutere su questo punto. Stiamo facendo una ricerca, uno studio con dati del Fondo Monetario Internazionale, del Banco Centrale Argentino, dell'OCSE, che dimostrano quante affinità ci sono tra l'Argentina pre-default durante la crisi e post-default, ed è importantissimo anche per guardare come il riacquistare la sovranità monetaria, la svalutazione della moneta e l'adottare politiche post-keynesiane e MMT possono essere strategie impressionanti per uscire da una moneta diciamo non sovrana come quella argentina per il default e l'euro. Perché je suis invité en septembre à une conférence organisée par la Banque centrale argentine. L'Argentine aujourd'hui, grâce à la présidente Cristina de Kirchner, a un des gouvernements les plus éclairés qui existent. Et l'Argentine a simplement dit adieu au Fonds monétaire international. Elle se relance dans une politique d'investissement public et aujourd'hui, tous les créanciers étrangers sont littéralement à genoux devant la présidente pour la dette argentine. Bon, le deuxième point. Alors pourquoi l'euro est-il abominablement surévalué? Sur ce point, mes évaluations rejoignent celles du Joint Committee, du Financial Joint Committee du Congrès. L'euro est surévalué par rapport au dollar d'au moins des trois quarts. Ce qui veut dire que si on quittait l'euro, on dit la monnaie italienne se dévaluerait, mais je me demande par rapport à quoi? Par rapport à une monnaie totalement artificielle. Alors le problème qui est très compliqué est de savoir pourquoi l'euro se maintient-il à un tel niveau de taux de change par rapport au dollar, à la livre sterling, au renminbi, la monnaie chinoise. Alors, ma réponse sera prudente. La première raison, comme je l'ai déjà dit, est que comme les banques de toute la zone euro sont endettées à mort en dollars envers les banques américaines,
parce que personne, je peux vous l'assurer, en dehors de la zone euro, ne veut d'euro. Personne n'en veut. Donc, pour financer les investissements français, allemands, en Chine, au Pakistan et ailleurs, on a dû s'endetter en dollars. Et donc, pour des raisons politiques, aujourd'hui, qui sont l'un des enjeux de l'élection américaine, l'administration Obama maintient des prêts au jour le jour de milliards de dollars à la Banque centrale européenne. Mais le Congrès fait remarquer que c'est totalement illégal. Ce qui veut dire que si ces prêts cessaient, l'euro pratiquement n'existe plus. Alors vous avez, j'ai péniblement essayé d'étudier le capital account de la zone euro. Vous avez indéniablement des, je ne sais même plus le terme français, des inflows of capital. Poor woman. Oh, excusez-moi, donnez. That's it. A settembre sarò invitato a una conferenza che sarà organizzata dalla Banca Centrale Argentina. Oggi l'Argentina, grazie alla sua presidentessa, ha uno dei governi, diciamo, più illuminati che esistano. L'Argentina quindi ha detto addio, ed è una donna, presidentessa, una donna infatti, ha detto quindi addio al Fondo Monetario Internazionale e sta rilanciando la politica di investimenti pubblici. Tutti i creditori stranieri dell'Argentina, esteri dell'Argentina, si stanno inginocchiando davanti a questa donna. Secondo punto, allora, per quale motivo l'euro è così sopravvalutato in modo anche abominevole rispetto al dollaro? Queste sono mie valutazioni che però sono simili a quelle del Joint Committee del Congresso. Infatti l'euro è sopravvalutato rispetto al dollaro di tre quarti. Questo significa che se si uscisse dall'euro, e quelli che dicono ma sì, ma cosa diventerebbe la moneta, anche la valuta italiana si deprezzerebbe in seguito a un'uscita dall'euro, ma io dico ma rispetto a che cosa perderebbe valore rispetto a una moneta che è del tutto artificiale. Quindi, come capite, la questione è abbastanza complessa. E per quale motivo appunto l'euro si mantiene a questo tasso di cambio rispetto appunto alla sterlina, al renminbi o al dollaro? La risposta mia sarà prudente. Allora, per un primo motivo, perché come ho già detto, tutte le banche della zona dell'euro sono indebitate, ma molto indebitate, in dollari nei confronti delle banche americane. Infatti, fra l'altro, fra parentesi, bisogna anche dire che al di fuori dell'eurozona nessuno vuole gli euro. E quindi questo significa che per finanziare gli investimenti sia francesi che tedeschi in Cina, in Pakistan o altrove, siamo stati tutti costretti a indebitarci in dollari. Quindi questo è anche il motivo per cui appunto oggi, oggi nella campagna presidenziale americana, ed è uno appunto dei punti importanti di questa campagna, Obama oggi continua a sostenere l'euro consentendo a prestiti giornalieri alla BCE di miliardi di dollari. Ora, il Congresso ha fatto notare che questa prassi è del tutto illegale e se questi prestiti venissero a finire o fossero interrotti, l'euro non esisterebbe più. Alors, vous avez une deuxième raison qui est
Et là, je serai prudent. Vous avez indéniablement des inflows, des entrées de dollars venant d'Arabie Saoudite, du Qatar et de certains Émirats comme Abu Dhabi, spécialement en France. Ce qui est lié à beaucoup d'événements politiques, qui est le rôle croissant joué par l'Arabie Saoudite et le Qatar dans la politique française. Pour des raisons, il serait en trop long d'entrer dans ces détails. Cela exigerait de débattre des événements en Syrie, en Libye et ailleurs. Donc, le résultat de tout cela est que la valeur réelle de l'euro, je dirais aujourd'hui, est quasi inexistante. Ricardo a parlé d'une économie comateuse, l'Europe est dans un état de coma artificiel. Ce qui veut dire que si l'Italie, je ne parle pas de la France, car cela supposerait un courage, l'Italie a encore du courage, la France clairement n'en a pas ou n'en a plus. Si l'Italie sortait de l'euro, je ne vois pas très bien par rapport à quoi la nouvelle monnaie italienne pourrait se déprécier. Par rapport à la monnaie d'un mourant ou d'une mourante. Secondo motivo, e ancora una volta sarò abbastanza prudente, è innegabile che vi sono flussi in dollari, ingenti flussi, che provengono dall'Arabia Saudita, dal Qatar e da alcuni Emirati, tra cui appunto Abu Dhabi. Questi flussi sono soprattutto diretti in Francia e sono collegati a eventi politici e soprattutto al ruolo crescente svolto sia dal Qatar che dall'Arabia Saudita nella politica francese, per motivi che qui sarebbe troppo lungo affrontare. Per esempio, appunto, bisognerebbe parlare della Siria, della Libia, eccetera, eccetera. Quindi il risultato di tutto questo è che oggi il valore reale dell'euro è quasi inesistente. Riccardo ha parlato di un'economia europea in coma, mantenuta appunto in un coma artificiale, e quindi questo mi porta a dire che se l'Italia avesse il coraggio di uscire dall'euro, per la Francia non ne parlo perché la Francia ormai questo coraggio non ce l'ha più, quindi se l'Italia avesse appunto il coraggio di uscire dall'euro, ritorno a dire, ma rispetto a che cosa verrebbe salutata questa nuova valuta, rispetto alla valuta di un moribondo? Okay. Allora, Riccardo, tu volevi rispondere sulla cosa delle entrate? Su cosa volevi rispondere? Beh, la domanda c'erano due o tre cose. Io cerco di essere proprio secco, ma allora, dipende da te. Io posso anche tacere.